Oh, buongiorno, oggi sono in ritardo di un minuto sulla due minuti sulla tabella di marcia, quindi speriamo che non si accumuli troppo questo insomma, problema e che io riesca ad arrivare entro le 30 al lavoro. Mamma mia, che freddo che c'è! Scendiamo qua, si muore. Oggi avrei dormito molto di più, perché ieri, tra una roba e l'altra, appunto sono tornato verso mezzanotte a casa, e quindi capite anche voi che insomma non ho dormito tantissimo. Sveglia alle 7:30 come al solito, cioè sveglia alle 7:30, io mi sveglio ben prima per qualche ragione, non sto benissimo in questi giorni, ho la testa un po' pensierosa e anche i capelli. E niente ragazzi, quindi spero che il periodo finisca del tutto, lo stress. Io purtroppo sono particolarmente sensibile in alcune cose, quindi tendo a... mamma mia, mi ammazzo. Tendo a macinare, continuare a pensarci. E non è una cosa sana per me, non è una cosa che mi fa star bene. Tutto questo dietro ho l'olio che continua a rotolare, l'olio del motore, quindi spero che non mi rovini troppo la macchina. E che l'altra giorno avevo messo tipo una robetta, una bottiglia di vino, l'ho tolta, era tutta unta, ci deve essere una perdita minuscola, però ho toccato il tappetino era a posto. Oh signore Gesù, come vedete oggi è un bel soletto, magari oggi riesco pure ad andare in palestra tra le mille cose. Sì, mi devo organizzare. Ah mannaggia, potevo portarmi le robe della palestra con me, così poi andavo diretto. Gran problema, spreco di tempo. Che freddo che c'è ragazzi. Dai, scalda. Accendiamo piena potenza, pieni poteri. Tutto questo mi sa che ho finito il buffer dei video, quindi oggi devo per forza editare almeno quello di domani e possibilmente anche dopodomani, quindi una roba e l'altra ragazzi c'è sempre qualcosa da fare, c'è sempre qualcosa da fare. E insomma ragazzi, fino ho fatto tutta la sera, volevo vedermi un film, ho fatto tutta la sera editare i video della settimana, perché sennò non si riesce a... non ci sto dietro. Domani mattina non avrei avuto neanche un contenuto per voi. Comunque allora, vediamo se ce la faccio a fare un po' di cioccolata calda. Porcaccio quel cane. Allora, in teoria dovrei togliere i grumi. Ecco, scusate, ma solo con una mano sarebbe stato impossibile. Ora ho mescolato un pochino e continuo, perché sennò si vanno a creare quei grumetti che poi non te la cavi più quando fai la cioccolata calda. E poi è cioccolata calda, tipo mi ricordo quando vivevo in Francia, che la facevamo le sere, ma proprio burro, cioccolata, latte e l'olio, cioè di tutto di più. Invece questa è proprio una bustina super easy. Se c'è un aggravio su tutto, sugli occhi. Ecco qua ragazzi, dai, concludiamo un pochino questa serata. Sto caricando tutti i vini, ma per qualche ragione il wifi è tipo lentissimo e non capisco come mai. C'è la fibra qua, ma mi sta caricando... Oddio, mi è venuto in mente ora che devo scaricare dei video per un lavoro. Che palle. Ah, lo faccio ora. E se non l'avete ancora fatto, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale. Ragazzi, supportatemi per favore. Il canale pian piano, visto che ieri abbiamo fatto un iscritto, quindi si va avanti. L'entusiasmo c'è, ma a volte i numeri no. Noi ci vediamo domani per il video delle 11.